Buongiorno a tutti ragazzi dal vostro Cartel Curva Nord. Buongiorno, proprio buongiorno dal barretto, proprio vedete, barretto, sigaretta, caffè uscio, quindi un attimino. Ah, proprio appena svegliato di prima, buon mattino. Allora ragazzi, Burrai, nuovo giocatore di AC Perugia, della AC Perugia, sì, di, buongiorno, il caffè ancora non ha fatto effetto. Allora ragazzi, arriva Burrai, come già anticipato da diverse settimane, appunto, pare che sia stato fatto uno scambio con Falasco al Pordenone e da noi Salvatore Burrai. Centrocampista di origine sarda, secondo me ottimo centrocampista, assolutamente ottimo centrocampista, perché non è niente male assolutamente, tanta esperienza. Questa categoria l'ha masticata abbastanza con il Pordenone, è stato un grande centrocampista del Pordenone, quindi ho ottima fiducia appunto in Salvatore Burrai, che dove comincia la sua carriera? Praticamente alla Sassari Torres. Quindi ragazzi, arriverà un centrocampista di sostanza e di qualità, finalmente, perché a centrocampo veramente non stavamo quasi più coperti, tranne Canotè e Kwan. Arriva finalmente un centrocampista come Cristo Comanno e speriamo che faccia anche bene. Ragazzi, questo è un centrocampista che c'è esperienza, finalmente per la Serie C, è ottimo. Non c'è solamente Burrai da dirvi, ma ci sono anche altre cose che non vorrei ritornare a ripetere, ma la questione stadio sta cominciando a diventare una barzelletta, perché veramente sta diventando una barzelletta. Parerebbe che vogliono fare uno stadio da 14-15.000 posti a sedere. Rendetevi conto quello, io lascio a voi i commenti successivamente, perché sto arrivando veramente al limite di incazzarmi veramente e cominciare a prendere le madonne. Perché come molti tifosi si sono schierati appunto contro questa cosa, si sono indignati a questa cosa di uno stadio molto piccolo, perché Perugia non merita uno stadio di 15.000 posti, visto che solamente la città fa 188.000 abitanti quasi, compreso il comune di Corciano, quindi rendetevi conto voi a che livelli stiamo arrivando. Questo è uno stadio che non può fare manco la Serie A, perché la Serie A per farla deve avere almeno 16.000 posti. Siamo la terza città, e ripeto, la terza città del centro Italia. Dopo Roma e Firenze noi andiamo in giro con uno stadietto da 15.000 come se fossimo il campo de patate de non so dove. Questo è veramente vergognoso. Ho letto ieri l'articolo del nostro grandissimo direttore Ettore che mi ha mandato, ho letto, e lascia il tempo che trova, perché io sto cominciando a perdere la pazienza. Io l'ho detto che questa qui è tutta una buffonata, è bene che qualcuno ci faccia chiarezza, perché se veramente sono stadio da 15.000 sparatele, perché semplicemente una città come Perugia non può avere uno stadio da 15.000 persone, punto. Non mi venite a dire niente, non voglio sentire ragione, non voglio sentire né se né ma né come, perché non è cosa che può fare appunto per Perugia. Il Perugia deve avere almeno uno stadio da 25.000 a salire. La nostra storia l'ha insegnato quello che è successo, ok? Quindi noi non possiamo andare lì. Il nostro Renato Curi ospita 28.000 persone, non ho capito perché adesso dobbiamo andare in giro con gli stadi dei puffi, gli stadi dei puffetti, capito? Da 15.000 persone a sedere. Ma per cortesia, eh? Fatemi sta cortesia, che queste buffonate ve le risparmiate, perché altrimenti comincia a piavercarci dal culo. Comincia a fare una protesta che non finisce più. Io sono veramente stanco di tutte queste prese per il culo che è stato a fare. È dal 14 d'agosto che mi pare tutta una presa per culo questo periodo. Tutta una presa per culo. Il mercato ancora tentenna, sì, arriva Burrai, tanto de cappello, chapeau, centrocampista buono, ma io ancora non vedo nome papabili. La punta centrale ancora non si sa nulla, si smuove tutto, si muove quello. Io fino a quando non vedo concretezze, signori miei, non ci credo, belli miei.
e non mi rompete adesso le palle perché non voglio sentire più niente. Io purtroppo fra un pochetto io sbotto veramente, faccio di quei video sfoghi che poi dopo veramente fanno piagne, e dopo arrivano alle menti di qualcuno, perché devono arrivare a qualcuno queste cazzo di voci, che io, perché io sono la voce che vuole protestare. E lasciatemi tranquillo, perché è meglio per voi, perché altrimenti ragazzi mi vedete sempre incazzato, e io da fa ogni volta un video incazzato mi sono rotto i coglioni. Voglio fare un video una volta per tutte con la massima tranquillità, di raccontare qualcosa di bello, anche se quest'anno purtroppo di bello ci sarà poco, perché ci sarà solo che da soffrire, però volevo raccontare più altre pagine più tranquille. Ho aperto sto video con la massima tranquillità, con la gioia di condividere con voi anche il caffè mattutino, ma poi quando leggi queste cose poi dopo pensi a tutta la giornata, ti incazzi peggio. Allora è bene che qualcuno si dia una svegliata, qualcuno si dia una svegliata, signori, perché altrimenti qua svegliata io la do io. Io comincio a far suonare di campanelli, io comincio a fare trin trin trin, che cazzo stiamo a fare? Ok? Ma che cazzo stiamo a fare proprio? Quindi aspetto un altro passo, io aspetto ancora. È tutto, diciamo, in fase di costruzione, è tutto in fase di studio. Ok, io aspetterò il momento in cui verrà fatto o veramente sarà approvato questo progetto, che poi dopo ne staremo a riparlare, Molti tifosi comunque sono contrari ai posti di 15.000, quindi vedete quello che cazzo potete fare. Allora ragazzi, intanto vi dico che questa sera, a partire dalle ore circa 22, forse qualcosina più, qualcosina di meno, ci sarà di nuovo appunto il processo del grifo, insieme ad ospiti speciali, un ragazzo speciale che questa sera vi presenterò, vi annuncio già, si chiama Andrea, un ragazzo straordinario che poi dopo ve lo farò conoscere, anche lui grande amante del grifo e anche lui ha un canale YouTube. Con questo ragazzi è tutto, iscrivetevi al canale YouTube, lasciate un bel commento e speriamo che non ci siano tutte queste portate. Con questo è tutto ragazzi, buona giornata.